Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in un nuovo video. Riprendiamo con Call of Duty Mobile. Però ragazzi, questo è un video dove vi andrò a raccontare, con l'ausilio di molte foto e un video, alcune novità per quanto riguarda l'aggiornamento della stagione 12 che dovrebbe uscire fra un paio di settimane. Ragazzi, naturalmente non so se tutte queste cose che vi dico usciranno con la stagione 12. Però molte di queste si suppone che forse escano appunto con tale stagione. Se vedete che guardo in basso perché ho il bigino sull'iPhone, ragazzi, vi faccio vedere queste tre fotografie: Audio Route Summit Night, Audio Route MP Hackney Yard Night e Audio Route MP Crash Night. Ragazzi, questi sono dei codici che sono stati trovati all'interno del gioco e fanno riferimento appunto alla versione notturna di queste mappe in multigiocatore. Tra l'altro, la seconda Hackney Yard la andremo a vedere fra poco perché ci sarà anche da discutere riguardo a questa. Fico ci sta, vabbè, noi già in questi giorni stiamo provando una versione notturna della mappa di Standoff. E in realtà, così riguardando alcuni vecchi video di altri youtuber stranieri, l'anno scorso era già uscita una mappa notturna, in realtà era quasi notturna, ed era, ve la sto facendo vedere in questo video or ora, la mappa di incursione durante il periodo di Natale nella sfida caccia agli oggetti. Come potete vedere dal video, appunto, a parte tutti gli addobbi, gli alberi e regalucci sparsi qua e là, possiamo comunque intravedere una illuminazione particolare dell'abitazione, quindi queste luci e un filtro che è stato messo sul cielo, che non è quello classico azzurro che vediamo sempre nella mappa di incursione, ma un cielo un po' più scuro, tendente al tramonto inizio nottata. Passiamo oltre. Allora, abbiamo con questa fotografia, vi faccio vedere Diamond Camo, quindi probabilmente uscirà anche una nuova versione di skin, appunto diamante, una skin diamante per le armi che si va ad aggiungere alle tre che conosciamo: la Damasco, platino e oro. Questa non si sa ancora come si potrà ottenere. Probabilmente ci saranno delle sfide a riguardo per ognuna delle armi o per ognuno delle sezioni, quindi fucile assalto, cecchino e quant'altro, appunto, che dovremo fare per poter avere tutte le nostre armi con i diamantini. Poi ragazzi, vi faccio vedere questa fotografia. Questo strumento lo vediamo spesso in Call of Duty Warzone, che ci permette di rilevare nelle vicinanze i nemici. E si pensa, allora, credo che l'abbiano chiamato il rilevatore del battito cardiaco, e quindi, come esattamente in Warzone, ci permetterà nelle BR probabilmente, o sarà magari eventualmente un'abilità che si aggiunge alle famose che ormai conosciamo tutti, quindi il bombarolo, ninja e quant'altro, che appunto ci permetterà di vedere sulla mappa, magari nel raggio di 100 metri, che ne so, i nemici quasi nella posizione. Magari pop-upperà probabilmente questo radar magari all'angolo dello schermo e ci permetterà di localizzare perfettamente i nemici intorno a noi. Poi ragazzi, allora, questa foto qua l'avevo scovata, non mi ricordo più dove, fanno vedere zombie di Battle Royale eccetera, perché si sta rumoreggiando anche proprio di una zombie Battle Royale, una evoluzione probabilmente di quello che abbiamo già visto fino a ieri con la nebbia, gli zombie presenti nella mappa. Boh, chissà, si spera, magari qualcosa di particolare, un evento proprio dedicato. Ok, Halloween è passato ormai da un giorno, tra l'altro hanno tolto la nebbia, mi è stato detto perché oggi non ho ancora giocato, però sarebbe carino un'evoluzione di quello che appunto abbiamo visto in questi giorni con gli zombie, perché comunque non era. Sì, in alcune zone, in alcune città c'erano gli zombie, ma li ammazzavi, ti pigliavi le armi leggendarie o quant'altro e finiva lì. Invece sarebbe carino che magari per un mese possano introdurre qualcosa proprio dedicato agli zombie. E per quanto invece riguarda multigiocatori e zombie, ragazzi, rimaniamo con le notizie che avevo dato qualche video fa: forse aggiungeranno di nuovo la modalità zombie, tanto amata da molti. Ho questa fotografia che l'ho scovata su un gruppo Facebook che praticamente nella versione coreana di Call of Duty Mobile è iniziato un evento gratuito che appunto permette di riscattare Mara Kawaii Cat. Gli sviluppatori di COD Mobile sembrano aver iniziato a prediligere la nuova versione coreana anziché la gareana o la globale.
Infatti, da oggi è iniziato un evento gratuito che permette di riscattare premi che per il momento erano stati rilasciati a caro prezzo nelle casse. Parlo della skin Mara Kawaii Cat e delle prime skin in arma in stile anime. E adesso vi faccio vedere tutte le varie fotografie. Ecco, questo qua è l'evento Kawaii Cat di Mara, della versione appunto coreana. Qui abbiamo proprio la skin della signorina. Poi qua vediamo un PDV, appunto tutto fumettoso, tutto rosé. Qua il coltello a uncino, non mi ricordo mai come si chiami. Poi troviamo anche Outrider, la signora, sempre, anche lei con lo stesso design, stessi colori del PDV visto poco fa. E poi abbiamo questo Type 25, sempre con un fumettone, scusate, un fumettone, un anime stampato sopra. Quest'altro, oddio, questa è la mitragliatrice leggera, non mi ricordo il nome, e anch'essa con la stessa skin. Poi ragazzi, ho trovato delle fotografie, questo è un rendering di questo nuovo personaggio con questa skin di un leopardo. Alcuni si sbagliano dicendo che è un uomo tigre. No, ragazzi, sono le macchie di un leopardo. Per chi ha giocato a Call of Duty e sa eventualmente se c'è un personaggio con questa veste molto alla Ercole, anche se quello era un leone, me lo faccio sapere nei commenti. Grazie. Però deve essere qualcosa di carino, magari lo introdurranno con un Battle Pass apposta. Ce l'ha la faccia di una skin ottenibile tramite Battle Pass. Poi, ragazzi, probabilmente introdurranno anche questa nuova arma bianca, il Nunchucks, non mi ricordo la traduzione in italiana, ma comunque dovrebbe essere abbastanza simile. Vabbè, famosissima arma delle arti marziali nipponiche. Ci sta una nuova arma già che fa praticamente compagnia già alla famosa katana che molti di voi hanno, io purtroppo no. Ho scovato le ultime fotografie sempre sul deep web. Questa pistola qua, molto figa come design. Alcuni pensano, perché ho visto qualche commento, era un sito credo inglese, mi ricordo, dicevano che secondo queste persone questa pistola possa essere una pistola automatica, una cosa abbastanza interessante, una novità in Call of Duty Mobile. Poi vi faccio vedere anche questa nuova mitragliatrice pesante, anche di questa purtroppo non so il nome, però ci sta una nuova arma, una nuova mitragliatrice pesante, tra l'altro, scusate, pesante, leggera, pardon, però deve essere molto molto fica. Se riesco a ritrovare il nome di quest'arma sarà pop-appata poco fa, in sovraimpressione. E poi ragazzi, ritorniamo alla Hackney Yard, la mappa di cui abbiamo parlato prima nella versione notturna. Questa è la sua versione durante il giorno, in realtà vediamo un cielo abbastanza grigio e si rifà molto allo shipyard, al porto che troviamo nella Battle Royale. Infatti troviamo le gru che ci sono dietro, alcuni edifici abbastanza compatti, alcuni container, un silos dove probabilmente ci si può arrampicare per cecchinare come se non ci fossero domani. Di questa mappa vi faccio vedere anche i modelli 3D, quindi senza le texture. Oddio, sembra fatto tipo su AutoCAD 3D o Rhinoceros, però comunque vediamo in queste tre fotografie diversi prospetti, scusatemi, tre diverse prospettive della mappa. Troviamo anche una macchina, un muro in centro dove probabilmente ci saranno dei passaggi all'interno dove poter eventualmente tipo camperare, nascondersi. Molto interessante, c'è quest'ultima con un capannone che assomiglia vagamente in scala ridotta a quello che troviamo a Kill House. E buon ragazzi, quindi ragazzi, ve l'ho detto, questo è un video abbastanza veloce. Fatemi sapere se anche voi sapevate tutte queste notizie. Se avete qualcos'altro in più, fatemelo sapere con un commento. Scrivetemi magari su Instagram, mandatemi delle fotografie, che cazzo ne so, dei video e quant'altro. Io comunque, ripeto, l'ho scovato su diversi siti, su alcuni gruppi Facebook. Poi probabilmente uscirà anche qualcosa sui canali YouTube, per esempio di Slay the Parker, come cavolo si chiama, di Anonymous YouTube e altri. E allora, se loro pubblicheranno qualcosa, andremo a fare la solita video reaction. Poi ripeto ancora una volta, non so se facciano parte tutte queste novità per quanto riguarda la stagione 12, però probabilmente molte di queste ci c'erano fuori, anche perché si sta avvicinando Natale, eventi natalizi.
E poi ragazzi, probabilmente farò anche un altro video perché ho delle teorie molto interessanti su cui ho riflettuto sia sulla nostra VR attuale per quanto riguarda la mappa, riguarda i drop e anche per quanto riguarda la modalità notturna. Quindi se volete appunto avere quel video, andate con le spolliciate e con le iscrizioni. Da Oli Pasquali, io vi ringrazio per aver visto questo video, vi mando un enorme saluto, un abbraccio e noi ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti ragazzi!